L'ultimo regalo di Natale di John Burningham, Mondadori Editore. Era la vigilia di Natale. Babbo Natale e le renne erano finalmente tornati a casa. Erano stanchissimi perché avevano consegnato i regali a tutti i bambini del mondo. Dopo aver fatto uno spuntino, Babbo Natale mise a letto le renne. Una di loro però disse che non si sentiva tanto bene, forse per la strada aveva mangiucchiato qualcosa che non doveva mangiucchiare. Quel che le serviva era una bella dormita, pensò Babbo Natale tra sé. Alla fine anche lui andò a coricarsi, si mise il pigiama e stava per scivolare sotto le coperte, quando si accorse di una cosa che lo lasciò di stucco. In fondo al letto c'era il suo sacco, ma Babbo Natale ci vide dentro ancora un regalo. Tirò subito fuori il pacchetto. Era il regalo per Beniamino Stamberbugio. Babbo Natale sapeva tutto su Beniamino Stamberbugio. Sapeva che i genitori di Beniamino Stamberbugio erano troppo poveri per comprargli dei regali. Sapeva che Beniamino Stamberbugio riceveva sempre un solo regalo ed era il regalo portato da Babbo Natale. E sapeva che Beniamino Stamberbugio abitava in una casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto molto lontano. Babbo Natale aveva un gran sonno. Le renne dormivano della grossa e una di loro non si sentiva nemmeno bene. Ma Babbo Natale sapeva di dover assolutamente portare il regalo a Beniamino Stamberbugio. Babbo Natale si infilò la giubba sopra il pigiama, indossò gli stivali e il cappello, afferrò il sacco con il regalo di Beniamino Stamberbugio e si incamminò nella fredda notte d'inverno verso la casupola dove abitava Beniamino Stamberbugio, in cima al Monte Rotolo, lassù, molto molto lontano. Babbo Natale era appena partito quando incontrò un uomo con un aeroplano. «Scusi tanto», disse, «sono Babbo Natale. Mi è rimasto nel sacco l'ultimo regalo, che è per Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto molto lontano, e tra poco sarà Natale». «Sali sul mio aereo», esclamò il pilota, «e ti porterò più lontano che potrò». L'aeroplano decollò e scivolò nel cielo notturno, verso il Monte Rotolo. Incominciò a nevicare forte. «Mi dispiace tanto, Babbo Natale», gridò l'uomo, «ma non posso volare più in alto con questa tormenta». Un attimo dopo l'aereo sbatté, strisciò a zig-zag lungo il terreno e poi si fermò. «Se però prosegui a piedi fino al garage dietro la collina, incontrerai un uomo con una jeep. Forse lui potrà aiutarti». Babbo Natale marciò nella neve. Girò intorno alla collina e raggiunse il garage dove si trovava l'uomo con la jeep. «Scusi tanto», disse, «sono Babbo Natale. Mi è rimasto nel sacco l'ultimo regalo, che è per Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto molto lontano, e tra poco sarà Natale». «Salta sulla mia jeep», disse l'uomo, «ti porterò più lontano che potrò». La jeep rimbalzò e sfrecciò attraverso i campi, lungo la strada verso il Monte Rotolo. Ma all'improvviso la jeep slittò, finì giù dalla staccionata e andò a schiantarsi contro un albero. Babbo Natale ruzzolò nella neve. «Mi dispiace tanto, Babbo Natale», sospirò l'uomo. «Non ce la faccio ad accompagnarti più in là. Ma se scendi giù per quella collina e attraversi il fiume, incrocerai un ragazzo con una motocicletta. Forse lui potrà aiutarti».
Babbo Natale discese la collina e superò il fiume fino a raggiungere il ragazzo con la motocicletta. «Scusi tanto», disse, «sono Babbo Natale, mi è rimasto nel sacco l'ultimo regalo che è per Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto molto lontano, e tra poco sarà Natale». «Andiamoci con la mia moto», proclamò il giovanotto. «Ti scorterò più lontano che potrò». La motocicletta rombò lungo il sentiero verso il Monte Rotolo. Ma non erano andati molto in là che la moto scivolò sul ghiaccio e tutti e due piroettarono a terra. «Non sai come mi dispiace, Babbo Natale», mormorò il ragazzo. «La ruota della moto si è tutta accartocciata e non posso accompagnarti oltre. Ma se vai a piedi dall'altro lato della vallata e poi di lì nella foresta vedrai una ragazza con gli sci. Forse lei potrà aiutarti». Babbo Natale oltrepassò la vallata e si addentrò nella foresta fino alla ragazza con gli sci. «Scusi tanto», disse Babbo Natale. «Mi è rimasto nel sacco l'ultimo regalo che è per Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto lontano, e tra poco sarà Natale». «Monta sul retro dei miei sci», disse lei. «Ti accompagnerò più vicino che potrò al Monte Rotolo». Ma erano in viaggio da poco quando a un tratto gli sci si spezzarono a metà e tutti e due finirono con un capitombolo nella neve. «Babbo Natale, sono costernata», esclamò la ragazza. «Mi si sono rotti gli sci e proprio non riesco a portarti più in là. Se però continui su per il pendio e poi giù fino al pianoro, arriverai, sì e no, alle pendici del Monte Rotolo, dove vedrai uno scalatore con la corda. Forse lui potrà aiutarti». Babbo Natale risalì il pendio e discese il pianoro per incrociare lo scalatore con la corda. «Scusi tanto», gli disse, «sono Babbo Natale. Mi è rimasto nel sacco l'ultimo regalo che è per Beniamino Stamberbugio, il bambino che abita nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto, molto lontano, e tra poco sarà Natale. Aggrappati alla mia fune», lo invitò lo scalatore. «Ti porterò più in alto che potrò, su per la china del Monte Rotolo». Ma avevano appena iniziato la salita che all'improvviso la corda si ruppe. E per un pelo Babbo Natale non precipitò a capofitto giù dal Monte Rotolo. «Mi dispiace tanto, Babbo Natale», gemette lo scalatore. «La corda si è spezzata e non riesco ad accompagnarti più su. Se però ti inerpichi per quella rupe e poi sopra quei massi vedrai una casupola. E quella è la casupola dove abita Beniamino Stamberbugio». Oltrepassò la rupe e poi i massi e finalmente arrivò alla casupola dove viveva Beniamino Stamberbugio. Allora Babbo Natale si arrampicò sul tetto e scivolò giù per il cammino e mise il regalo nella calza di Beniamino Stamberbugio. Poi Babbo Natale ripartì per il suo lungo viaggio di ritorno. Andò a controllare se le renne stavano bene e se avevano le coperte ben imbottate.
E, mentre il sole sorgeva sulla mattina di Natale, Babbo Natale si tuffò nel suo letto e si addormentò come un sasso. Nella casupola in cima al Monte Rotolo, lassù, molto, molto lontano, un bambino di nome Beniamino Stambobugio ha preso la calza appesa in fondo al letto e ha tirato fuori il suo regalo. E chissà che cosa sarà.